Nelle espressioni di Gigi Radice, Renato Lucchi e di Alberto Battistoni, la storia emblematica di un derby avvincente fra due squadre che non si rassegnano all'idea della retrocessione, come giusto. Ha vinto alla fine il Cesena, ma il Bologna, oggi privo di 8 giocatori causa squalifiche e infortuni, ha comandato il gioco per 40 minuti, andando a segno per primo con il bel gol di Dijà sul traversone di Galvani. Poi ha trovato sulla sua strada, che sembrava in discesa, un palo e un portiere, Alberto Fontana. Ha parato tutto e anche qualcosa di più. La traversa, colpita da Turchetta poco prima dell'intervallo, annunciava che in campo c'era anche il Cesena. La squadra prima di Lippi, poi di Ceccarelli, quindi di Battistoni, ma sempre di Lucchi in definitiva, nella ripresa si presentava con Cuttone a rafforzare l'incerto centrocampo al posto di Del Bianco. Quasi subito il pareggio di Amarildo. E poi il raddoppio dello stesso brasiliano che approfittava di un errore dell'esordiente portiere Gianluigi Valeriani per mettere la palla nella rete incustodita. Succede, ragazzo, è un'annata tutta da dimenticare per il Bologna. Ma le emozioni non erano finite. Dai e dai, notari Stefano trovava lo spiraglio per pareggiare il conto, 2-2. Un pareggio non serviva a nessuno però, erano in due allora a cercare la vittoria in uno splendido finale. Sbagliava Villa, Lorenzo al posto di Turkilmaz si vedeva parare così il suo colpo di testa da Fontana. Poi ci provava Schenardi e Fontana ancora volava a deviare. Contropiede, riecco Ciocci, sinistro, palla in rete, 11° gol personale, quello che vale un derby. Che festa per il Cesena e che amarezza per il Bologna. Lucchi, un derby spietato. Un derby spietato. Noi cerchiamo di giocare per vincere, non è che giochiamo per perdere. Anche se la classifica parla malamente, però vediamo un po'. Andiamo partita per partita e poi nell'eventualità succederà quel che succederà. Insomma, è una buona soddisfazione perché, per la gente più che altro, perché logicamente ci tenevamo a battere il Bologna per tanti motivi, insomma. La dice, primo tempo del Bologna, avete preso due pali, un gol, sembrava vostra partita, poi secondo tempo è bastato che cambiassero un uomo, cosa è successo? Ma devo dire che la partita è stata molto buona, noi abbiamo giocato una buona partita e nel primo tempo soprattutto abbiamo dominato, andando vicino al raddoppio. Nel secondo tempo non è che abbiamo subito quelle due o tre azioni che hanno fatto il Cesena e tutte e tre le volte come sono arrivati in aria abbiamo beccato gol. Questo ci succede parecchio nelle ultime partite, direi che questo è solo un po' il fatto negativo di questa squadra. Ecco, Alberto Fontana rientrato in squadra dopo da due domeniche. Tre domeniche, complimenti. Intanto un fatto, è stato colpito al capo, cosa è successo? Niente, stavamo attaccando, una moneta mi ha preso in testa, per un attimo così un pochettino sono stato sorpreso. Però fortunatamente è soltanto un graffio, niente di particolare. È stato un gesto di sportività, prima non ha fatto scena. No, il momento in cui mi ha colpito sono rimasto un po' stordito, però non mi sono fatto più di tanto, quindi era ingiusto stare per terra. Poi due grandi parate, preludio al gol vincente di Ciocci. È andato tutto bene, hanno avuto le occasioni, sono riuscito a far sì che non andasse in vantaggio e poi è stato bravissimo Massimo contropiede a fare un gol pesante e importante per noi. Allora, Ciocci 11 gol... Questo è uno dei più importanti, è stato un derby difficile anche sul piano umano, no? Battere una squadra come il Bologna, un derby tremendo. Forse non vi salverete tutte e due, ma ci provate. Sì, ci proviamo. Oggi è stata, penso, una bellissima partita. Io bisogna fare complimenti a questo Bologna che è venuto qui, ha giocato aperto, ha fatto un'ottima partita. Grazie a Fontana, ma penso a tutta la squadra, siamo riusciti a vincere questa partita, che però penso il pareggio era più giusto.